Gaetano De Angelis Curtis, presidente del Centro Documentazione Studi Cassinati. Oggi ci troviamo a San Pietro in Fine per presentare questo volume dedicato con degli articoli e varie documentazioni di questo archeologo Eugenio Maria Béranger. Era un archeologo scomparso un anno fa. Chi era in realtà questo archeologo? Innanzitutto c'è da dire che Eugenio Maria Béranger non era originario di questo territorio, ma era uno che si era innamorato di questo territorio, tanto da sviluppare i suoi studi, le sue ricerche, inizialmente appunto partendo dall'archeologia in tutta Italia, come avviene Fano, Pesaro, Schilimbergo, eccetera, eccetera. Poi è entrato in contatto con questo territorio, Primatina, Sora e quindi tutta la valle dell'Iri. E poi, appunto perché questo territorio è segnato fortemente da questo fiume che ha rappresentato per secoli un elemento di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli e poi il Regno delle Due Sicilie, anche nella parte dove nasce il fiume, cioè la valle di Roveto, Civitella Roveto, Balsorano, e quindi si è occupato di questo territorio per anni nelle sue ricerche, spostandosi anche da un iniziale impianto archeologico a studiare quindi le questioni che hanno interessato questo territorio nel corso dei millenni. Ed è stato talmente tanto innamorato di questo territorio che alla fine lui, che era nato a Roma e che poi è morto a Roma l'anno scorso, ha deciso di essere sepolto in questo territorio, ed è sepolto a Roccadarce, nel cimitero di Roccadarce, dove domina la valle dell'Iri, e quindi riposando adesso da lì vede anche geograficamente questo territorio. Qualche studio particolare che ha condotto il professor, l'archeologo Béranger? Ecco, dopo aver, come dicevo prima, dopo aver studiato quindi gli aspetti delle mura poligonali che sono abbondanti in questo territorio, Atina, anche qui stesso a San Pietro, si è spostato su studi che hanno riguardato quindi gli umili, cioè la gente normale, la gente comune. Molta parte dei suoi studi sono andati verso, ad esempio, una cosa che ha inciso fortemente su questo territorio, su questa gente, che è il terremoto della Marsica del 1915, quindi le conseguenze Sora, Sorano e Valle dell'Iri. E poi la prima e poi soprattutto la seconda guerra mondiale, con questi militari italiani, ad esempio ha intervistato molti reduci di guerra, gli internati militari italiani, che è stata una pagina poco gloriosa della storia della guerra, e quindi è una storia degli umili, una storia della gente, una storia fatta delle tradizioni popolari, contadine, anche per quanto riguarda la produzione agricola, per quanto riguarda semplici piatti, semplice cucina che veniva fatta in questo territorio. Maurizio Zambardi, presidente dell'associazione Ad Flexum, questo è l'ennesimo evento culturale che lei organizza a San Pietro in Fine. Quando è che nasce la sua associazione? Quali sono, bene o male, le attenzioni che in maniera particolare la sua associazione ha posto per i sanpietresi e non sì. Solo? Allora, l'associazione Ad Flexum è nata nell'autunno del 2002. E ricordo che andammo dal notaio nel mese di dicembre 2002, e quindi sono diversi anni che opera sul territorio, in particolare a San Pietro in Fine. Credo che sia l'associazione più longeva del paese. In pratica l'attività dell'associazione è prevalentemente culturale, per cui oltre a convegni presentiamo libri, manifestazioni culturali, mostre e quant'altro. Questa di oggi è una ennesima attività riguarda uno studioso del Basso Lazio, Eugenio Maria Béranger. Il prossimo appuntamento invece è per sabato prossimo, ed è sabato 12 febbraio, marzo,
e che vedrà impegnato l'architetto Daniele Baldassarre nel presentare due volumi sull'opera poligonale del Lazio meridionale. Nel secondo volume si parla anche dell'opera poligonale di San Pietro in Fine, quindi muratura di epoca sannitica e di San Vittore del Lazio. E queste sono le attività prevalentemente dell'associazione. Grazie. Fernando Riccardi, giornalista e storico di grande fama, oserei dire. La sua presenza qui sta a testimoniare l'attenzione che ha per il territorio e in tal caso anche per questo archeologo scomparso un anno fa. Di cosa parla questo libro? Questo è un libro che condensa gli ultimi 30-40 anni di attività incessante di Eugenio Maria Berenger, che è stato archeologo, è stato studioso, è stato storico, è stato giornalista, è stato antropologo, è stato un uomo, come direbbe qualcuno, dal multiforme ingegno. L'associazione Antares di Piedimonte San Germano, in maniera molto lodevole, ha voluto condensare i suoi articoli, i suoi scritti, i suoi studi più interessanti in questo corposo volume, che ha un nome, che ha un titolo molto significativo, perché era Curiosus Terre Laboris, a testimonianza proprio della sua curiosità, proprio intesa in senso lato, di quest'uomo per il nostro territorio, a cui si è innamorato in maniera molto, molto attaccata, in maniera molto viscerale, pur non essendo lui originario di questa terra. Un volume molto importante e soprattutto un omaggio sentito e doveroso ad un uomo che ha fatto tanto per questo territorio.